sì, allora andiamo avanti con, con le nostre catechesi prese dal nostro libro Tempo di fortezza, una virtù per affrontare il male agitato dell'esistenza. Quindi, cari amici, lo dico soprattutto per quelli che sono nati dopo gli anni 60, per dire, no? Che noi abbiamo passato, almeno qui in Occidente, un tempo, diciamo così, di progresso e di benessere. Per cui non conosciamo la dimensione dell'esistenza umana così come è stata vissuta dalle generazioni precedenti, che fra l'altro avevano anche un'aspettativa di vita molto, molto bassa. La media era di 40 anni, quindi avessero la media di 70-80, figuratevi. Quindi, cari amici, recentemente, cioè sempre abbiamo avuto le prove, anche in questi tempi, guerre, calamità di vario genere, quindi peste, la peste sono le calamità delle malattie, la fame, la siccità, eccetera, la guerra, poi gli eventi della natura, insomma. E se abbiamo due guerre mondiali, cosa ha significato? Però tutto sommato, dopo la seconda guerra mondiale, le generazioni dopo gli anni 60 non sanno che cos'è la costante della vita umana, che è fatica, che è sudore, che è lotta, che è sofferenza, che è necessaria l'abitudine alla fortezza. Adesso sono incapaci, dopo che col virus, prima adesso con la guerra, comunque con l'apprensione del futuro, con il clima sempre più intricato, sembra di vivere una selva oscura su strade popolate da serpenti e da scorpioni. Cioè la vita umana è diventata una lotta sempre più animata, animata dalla contrapposizione, insomma. Per cui abbiamo perso la nozione cristiana della vita come tempo di prova. Cioè la vita è un tempo di prova. Dopo il peccato originale, la vita è un tempo di prova, e la prova è soprattutto la prova nei confronti di Dio. Cioè, in poche parole, il tempo della vita è un tempo nel quale dobbiamo lottare contro la carne, il mondo e noi stessi per conseguire la beatitudine eterna. Questo è il tempo della vita, è il tempo del combattimento spirituale, è il tempo quindi della virtù, della fortezza, che è anche un dono dello Spirito Santo. Sulla pagina 39, questo ottavo capitolo, è molto importante da questo punto di vista per capire che cos'è la vita. Non è una passeggiata piacevole per nessuno, neanche per i più ricchi né per i più sani. La vita è un tempo di prova. Leggiamo e commentiamo. La venuta dell'uomo nel mondo è caratterizzata dallo stupore e dalla gioia di esistere. Nel momento in cui ci si rende conto di esistere, il cuore sobbalza nella percezione di un miracolo sconvolgente. Prima non c'ero e ora ci sono. Prima ancora di chiedermi perché sono al mondo e a chi devo dire il mio grazie, intuisco che esistere è qualcosa di grande e di bello. Fra il nulla e l'essere, cioè fra il non esistere e l'esistere, la distanza è abissale. Dovremmo far emergere dalla nostra memoria quegli istanti di istintiva esultanza nei quali abbiamo colto il dono inestimabile di esistere, il dono inestimabile della vita. Le sofferenze e le oscurità che incontriamo non dovrebbero mai impedirci di coltivare quel sano amore di noi stessi che è più forte di ogni avversità e che ti fa lottare anche nelle situazioni estreme per sopravvivere. La gioia di esistere che il bambino prova uscendo fragile e nudo dal grembo materno è troppo genuina per essere cancellata. Fra la vita e la gioia c'è una parentela profonda che nessuna avversità potrà mai distruggere. L'uomo non deve mai arrivare a disprezzare la vita maledicendo il giorno in cui è nato. Finché c'è vita c'è speranza, sentenzia la saggezza popolare.
Non dimenticare mai che la vita è un dono di immenso valore, il presupposto di tutti gli altri. Rallegrati ogni volta che, nel silenzio del tuo cuore, stai con te stesso e afferri il mistero di cui fai parte. Il sorprendente passaggio dal nulla all'essere è un evento troppo grande perché tu lo seppellisca negli abissi della memoria. Quando anche arrivasse un giorno in cui sei spogliato di tutto e persino la luce della speranza si è spenta, sappi che il puro fatto di esistere è un dono di infinito valore e che ciò che è imprevedibile e inimmaginabile ti potrebbe accadere. Non vi è dubbio che il sole della vita sia ben presto offuscato dalle nebbie dell'angoscia. Cioè, man mano che poi vai avanti, incominci a sentire, diciamo, le spine che pungono. Fin dai primi passi del cammino, da quando sei bambino, ti rendi conto che vivere non è facile. Tu stesso, pur nella bellezza incomparabile del tuo essere, dotato della luce dell'intelligenza, della forza della libera volontà e della dolcezza dell'amore, però sei fragile e sei esposto alla sofferenza e alla morte. Fai l'esperienza dolorosa del male che si annida dentro di te e che imperversa fuori di te. Comprendi che la vita è una fatica e una lotta che si danno l'appuntamento quotidiano. Ti guardi intorno e vedi scorrere le lacrime di sangue, mentre la morte facile e implacabile ciò che i semi della vita hanno fatto crescere. E ti chiedi il perché di tutto questo e perché il dono della vita sia inchiodato su una croce. Infatti, ogni uomo nasce crocifisso e ovunque vada e qualsiasi cosa faccia non potrà mai staccarsene. Ogni tentativo che farai per allontanare il calice di dolore che devi bere ogni giorno risulterà vano. Tu allontani il bicchiere e poi ti arriva una caraffa di dolore da bere. L'uomo è incapace di cambiare la condizione esistenziale nella quale nasce, atto che scienza. Essa è tale per l'uomo delle caverne come per quello dei grattacieli. Anche se l'uomo diventasse padrone dell'universo, cari signori del reset, continuerebbe a soffrire e a morire. Invano l'uomo si illude di modificare la sua natura, nella presunzione di modellarne una migliore. Senza la luce della fede, non può comprendere che il male che l'affligge è stato causato da lui stesso, volendosi sostituire al suo creatore, cioè quelli che immaginano una nuova creazione con la scienza e con la tecnica, non sanno che la condizione umana nella sua miseria attuale di sofferenza e di morte è stata causata dall'uomo e che proseguendo su quella strada lì non solo non riuscirà a eliminarla, questa situazione di male e di morte, ma la aggraverà fino a renderla insopportabile. Il male e il dolore del mondo sono troppo grandi perché l'uomo li possa eliminare. Allora che cosa fare se non spegnere il fuoco della ribellione e della superbia e chiedere la luce per comprendere il mistero di una vita crocifissa, cioè il perché il dolore e la morte. Per chi non ha la grazia della fede, la vita umana è un rebus irrisolvibile. È un rompicapo. La grazia di esistere non avrebbe una causa intelligente e libera, ma sarebbe l'effetto del caso, dicono i sapientoni. La vita umana, dicono i sapientoni, sarebbe un fenomeno effimero,
un lampo nella notte del nulla che si accende e si spegne a suo piacimento. Se noi saremmo un fiammifero che si accende e si spegne, lo dice la scienza, dicono impettiti, lo dice la loro scemenza, non la scienza. In questo frammento di tempo nel quale ognuno appare e scompare, bisognerebbe trovare una ragione e un senso alla presenza di una croce ineliminabile e una felicità irraggiungibile. Cioè, secondo i sapientoni, la vita umana è racchiusa in uno spazio, in un frammento di tempo nel quale ognuno appare e scompare, ma anche questo frammento di tempo è pieno di lacrime e di sangue. Allora, siamo da capo? Cioè, siamo arrompicapo, senza la divina rivelazione siamo arrompicapo. Che cosa potrebbe offrire una vita lunga quanto un battito di ciglia al desiderio insopprimibile di infinita felicità? Se la vita fosse solo questa corsa tribolata verso il nulla, come potremmo accoglierla e amarla come un dono di amore? Cioè, se la vita è una candela che si spegne, non vedo come possa amarla. Sì, mi do da fare per godermi quel frammento. E dopo? Non so. Se non si esce dal guscio, se non si esce dalla caverna, cari amici, firmate la cambiale. La cambiale della catastrofe. Solo la luce della fede offre una chiave di interpretazione alla vita umana, mostrando, oltre le tenebre che la avvolgono, l'eternità che la illumina. Cioè, o la vita la guardi dall'eternità, che è la meta a cui deve tendere, o è un'assurdità. Dalle origini, fin dalle origini, l'umanità ha interpretato l'attimo fuggente della vita sulla Terra come la preparazione necessaria a una vita immortale, oltre il tempo e oltre la morte. La cultura dei popoli non ha mai rinchiuso la vita umana nel limite angusto che va dalla nascita alla morte. Solamente noi, come dice la Madonna, voi pensate che con la morte finisce tutto, ma questa è una panzana del nostro tempo, non fa parte della storia della civiltà umana. Dal momento in cui l'uomo esiste, non muore più, perché la scintilla divina che lo rende simile a Dio e che noi chiamiamo anima è indistruttibile, è immortale. L'annuncio della venuta fra noi del Figlio di Dio, che ha unito per sempre l'umanità alla divinità, è l'evento che offre la chiave per comprendere la vita nella luce della speranza. C'è Cristo che ha vinto il male e la morte e ci porta con sé nella beatitudine eterna della Santissima Trinità. La vittoria di Gesù sulla morte, mediante la sua gloriosa resurrezione, indica lo sbocco del cammino umano nel tempo. Cioè, qual è lo sbocco della vita umana? Lo vediamo nella Madonna. Perché Gesù comunque ha una natura umana unita a quella divina, cioè un io divino, ma la Madonna è tutta creatura. Ma partecipe della gloria di Cristo in quanto creatura, e noi saremo come lei, sia pure non proprio così come lei, nello sbocco della nostra vita come cammino verso l'eternità. Quindi, cari amici, anche noi come Gesù, e grazie a Gesù, grazie a Maria, entreremo con la morte nella pienezza di un amore senza fine. Il cammino umano nel tempo è dunque una preparazione per l'evento decisivo che mi mette sulla via che porta all'eternità. Cioè, io come mi alzo al mattino non posso pensare che sto camminando verso la morte. Io penso al paradiso verso il quale sono incamminato e che mi devo guadagnare con la fatica della giornata. Quindi, cari amici, nella luce della fede, la vita umana è un tempo di grazia e di prova.
Questo è il disegno divino che non può non essere in nessun modo cancellato. L'uomo nasce con la sua croce sulle spalle ed è con essa e non senza di essa che può giungere al traguardo dell'eternità. Il tentativo dell'uomo contemporaneo di eliminare l'eterno per eternizzare l'effimero porta inevitabilmente alla tragedia della disperazione mascherata da emancipazione. L'uomo può ribellarsi a Dio e in questo modo determina il suo destino senza riuscire a cancellarlo. Cioè, ribellandoti a Dio, come dire, porti te stesso alla perdizione. Come ci ha detto la Madonna nell'ultimo messaggio, l'umanità va verso la perdizione. Noi, cari amici, non riusciremo mai, neanche con le promesse fallaci dei buontemponi, trasformare un pellegrinaggio faticoso, come la vita, in una piacevole passeggiata e in una vacanza spensierata. Illudere le moltitudini con paradisi artificiali fa il loro male, perché continueranno a gemere sotto la dittatura spietata del peccato e della morte. La via da percorrere è quella tracciata dal Figlio di Dio, che facendosi uomo è diventato la chiave che apre la porta del mistero. Il tempo della vita vissuto con Gesù è il tempo dell'umile sottomissione, del compimento della volontà di Dio, della perseveranza nella fede, della lotta quotidiana contro la carne, il mondo e il maligno, affrontata nella luce della croce che conduce alla resurrezione. La vita, cari amici, rivela la sua bellezza e il suo valore incomparabili. Il Figlio di Dio è venuto sulla terra per camminare con ogni uomo. È un cammino che facciamo con Lui, e Lui lo fa con noi per liberarci dalla schiavitù, del peccato e della morte. Portando la tua croce con Gesù, conoscerai il tuo amore, il suo amore, e partecipi delle sue vittorie. Nel medesimo tempo Lui potrà conoscere il tuo amore, la tua fedeltà e la tua dedizione. E in questa luce comprendi che nel disegno di Dio la vita sulla terra è una prova, ma una prova di amore. Cioè, tu devi provare a Gesù che lo ami e che rispondi al suo amore. E così tu farai tutto ciò che è necessario perché Lui possa vedere in te una creatura che corrisponde al suo dono di amore che ti ha fatto e che chiede la tua risposta. Bene, carissimi, questa dunque era una prospettiva molto importante. La vita umana come una prova, ma è una prova di amore. Dunque, questo dunque è il libro Tempo di Fortezza, edizioni PM, l'autore sottoscritto Padre Livio. Trovate le migliori librerie, specialmente quelle cattoliche, sul store online, ma soprattutto qui a Radio Maria, col numero di telefono dell'ufficio informazioni 031 610 600, via email info.ita@radiomaria.org, attraverso il sito radiomaria.it cliccando catalogo, e poi diciamo con WhatsApp. Il numero di WhatsApp di Radio Maria è 031 610 610. Mettete nome, cognome, indirizzo, numero di telefono per il corriere, e noi ve lo spediamo a casa con questi bei rosari e queste belle collane come omaggio che vi facciamo. E con questo abbiamo terminato, cari amici, alla prossima volta.